Elezioni regionali. Il presidente della Giunta regionale Vito Bardi ha firmato il decreto con cui si indicano le prossime elezioni regionali. Si terranno il 21 e il 22 aprile. La Basilicata dunque andrà al voto da sola, né insieme ad Abruzzo e Piemonte e nemmeno con le europee. SS18 di Maratea, entro Pasqua riapre la strada. A darne comunicazione il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, l'arteria resterà aperta in via straordinaria fino alla fine di ottobre, in attesa che partano i lavori per la galleria naturale. L'obiettivo è quello di salvaguardare la stagione estiva e consentire ai turisti di raggiungere in tutta facilità la perla del Tirreno, anche durante le vacanze pasquali. Annunciato il prossimo avvio dei lavori della strada bypass, che agevolerà il transito da e per Maratea durante gli interventi di scavo e ripristino della SS18. Emergenza cinghiali. Dopo la raccolta di firme dei residenti del popoloso rione Serva venerdì, che si sentono ormai assediati dai cinghiali presenti a tutte le ore anche nei cortili condominiali privati, il sindaco Domenico Bennardi torna per l'ennesima volta a sollecitare la Regione Basilicata, poi le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, affinché adottino con urgenza tutte le misure necessarie al contenimento di quella che ormai è divenuta un'emergenza anche nella città dei Sassi. Ho sollecitato il prefetto ad allargare il confronto anche all'ASM e all'ente parco, oltre alla regione, comune e provincia, per mettere a fuoco un ventaglio di possibili soluzioni, afferma Bernardi. Serve la competenza dell'ufficio veterinario dell'ASM, ma anche un referente della regione che ci spieghi cosa sta producendo il piano di abbattimento selettivo. Avviata l'operatività del sistema di allarme pubblico, Italert in Basilicata, lo comunica l'Ufficio di Protezione Civile della Regione. Il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale Italert è stato progettato per avvisare e informare i cittadini in caso di emergenze e catastrofi imminenti o in corso. L'allarme opera attraverso un messaggio ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica colpita da eventuali fenomeni calamitosi. Salone del Libro, le case editrici con la sede in Basilicata sono invitate a manifestare l'interesse ad essere presenti nell'ambito dello stand messo a disposizione dall'ente consigliare entro e non oltre l'11 marzo 2024. Anche l'edizione 2024 del Salone Internazionale del Libro di Torino è in programma dal 9 al 13 maggio. Il Consiglio regionale della Basilicata conferma la sua presenza alla nota kermesse libraria con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno e promozione dell'editoria lucana.